grazie, benissimo, ciao. È sempre un piacere averti qui, sai, davvero, un piacere enorme. Sei... Sono contento di essere. Per noi è un grande piacere, una grande emozione. Allora, i ragazzi sono qui per te, ci sono i ragazzi che sono qui dalle 7 di questa mattina, hanno sfidato il tempo, la pioggia, qualsiasi cosa, Ce ne sono anche, c'è una ragazza che è qua dalle 4. Sì, ma anche dalle 7, sì, stanotte. Loro hanno dormito in macchina, insomma, questo è per dimostrarti l'amore, la voglia e l'entusiasmo. Siete un po' bagnati lì? C'è... Scusa. Allora, amica, sei qui per presentare il tuo ultimo lavoro. Noi ti ringraziamo per presentarlo qui in anteprima oggi. È un grande piacere, veramente. È un album che per me è molto personale, ma manco pieno di gioia, e sono molto orgoglioso di finalmente... 2 anni di intenso lavoro, il tuo. Sì, intenso e anche un lavoro, perché volevo veramente fare un lavoro che era molto credibile. E anche tu, intimo onesto, in qualche modo, intimo onesto, sì. È vero. Okay. Allora ragazzi, io so che vorremmo fare tantissime domande, amica, però credo che sia più importante, non so, dite di voi, che cominciamo magari con il firma coppia, così almeno firmi più coppia possibile. Ok, allora un'ultima domanda. Io so che ci sono 2 ragazze che mi chiedevano se nel tuo ultimo concerto le hai viste con la... Aspettate che io mi sposto. Vai, alziamoci lì ragazzi, alziamoci lì. Succini ragazzi, succini, succini, succini. Thank you, Mika. Un'ultima domanda, mi chiedevano 2 ragazze se le hai viste nell'ultimo concerto con la maschera rossa. Ma che cazzo? Dove sono? No! Non rossa! Ah, con la maschera con la tua faccia. Sì. Allora ho fatto un concerto a Fabrica la settimana scorsa. Loro hanno preparato questa maschera di io. Io ho dovuto cantare. Durante la metà di questo concerto cantare a me stesso era una cosa... Era terribile. Era molto John Malkovich. Mica, so che stai poi per fare dei concerti importanti, quindi ti vedremo sul palco. Hai voglia di tornarci? Allora, io faccio un po' questi festivali a Cattolica, per esempio, anche a Taormina, ma anche al Forum di Milano, a Roma. In realtà io lo dico perché mi piace essere... Stiamo aspettando i pennarelli. E quindi io sto cercando di temporeggiare perché arrivino questo pennarello. Ma sì, lo diciamo. Ma posso dirti una cosa? Certo. Quest'anno io posso capire tutto. Perché prima con il mio italiano, 2 anni fa, non ho potuto capire tutte le cose, ma dicevo sì. Ragazzi, facciamo un urlo, tutta l'energia che avete. Questo è l'amore che hanno i tuoi fan per te, davvero, grandissimo, grandissimo. Noi siamo onoratissimi di averti qui. Aspettate, voi avete veramente fatto questo enorme errore. Ci sono tutte queste persone, ma non abbiamo una perla. No, ma adesso arriva. Non abbiamo un pennarello. Ah, bravo, guarda che c'è un pennarello. Sergio, prendimi un pennarello, vai, così almeno partiamo, ok? Dai, perché sennò... Meno male. No, noi abbiamo la tensostruttura, ma non abbiamo i pennarelli, ma questo va benissimo così, vai. Possiamo partire. Dai. Ragazzi, ascoltiamo quello che dici. Dicono le guardie, le indicazioni. Aspettate che noi ci spostiamo, Andrea, perché... Allora, la salita dove ci sono io, la discesa da questa parte. Aprite il CD, estraete il folderino in modo tale che Mika velocizza le operazioni. Perché lui vuole fermarsi fino alla fine. Mi potete chiedere il cavalletto, grazie. Oh, sono arrivati adesso 3. Oh, bravo Fabio. Ok, chiedo da Andrea, dimmi tu quando possono partire. È arrivato. Dai ragazzi, veloce perché siete tantissimi. Ragazze, ma quanto è bello, Mika!
imbarazzante quanto bello. Ma c'è il nostro fotografo. Vi ricordo che le foto stanno già andando in presa diretta sulla pagina ufficiale del centro commerciale Due Torri, eh? Quindi potete già vederle. Niente selfie, ragazzi. Abbiamo posto il fotografo ufficiale proprio per questo motivo. Siccome siete veloci, tanti, veloci, vogliamo fare in modo che Mica firmi più CD possibile. Di qua. Ci sono un sacco di bimbi, no Tarto? Bimbi, sì, bimbi. Sì. Anche lui è un pubblico trasversale, generazionale. Per eccellenza, lui becca la bambina, il bimbo e l'anziana come te, diciamo. Non riuscivo a trovare il tempo. Senti, Cicci, sì. Cicci Bumbo. Cicci. Vieni qua, non facciamo la solita fiera, ma facciamo... Vieni qui in partenza. Signora, ricordatevi di guardare anche il fotografo poi, se no mi fa una foto di profilo. Non gliene può fregare di meno. Abbiamo cambiato! Vai! Ragazzi, lui firma solo il CD, non presi neve, non presentatevi con libri e cose strane. Lui è qua per firmare l'album che esce oggi nei negozi Media World esclusiva. Mi raccomando. Siete davvero tanti, per cui dobbiamo cercare, lo so, lo continuiamo a ripetere, siamo anche noiosi. Niente però, libri, libretti, cose strane. Siamo, più ci riesce a fare. La versione esclusiva Media World che trovate nei nostri negozi a partire da oggi a 15,99. Vai. Per cui lui alzerà il CD, voi alzerete il CD e così facciamo una sorta di selfie.